Ciao a tutti e a tutti, bentornati, benvenuti in un nuovo video. Sono le 8:45, parlo a bassa voce perché oggi mia madre non è andata al lavoro, quindi sta ancora dormendo. Mi sono appena finita di preparare e adesso vado verso casa di Francesca, quindi ci metterò un pochino, però vabbè. Perché finalmente oggi vado a rifare le unghiette. Sono passate 5 settimane anche dall'ultimo video quindi che abbiamo fatto. Non ho idea di come farle, ma oggi sarà una giornata lunga, quindi ho detto facciamo il vlog, visto che dopo andiamo a vedere anche Animali Fantastici. Quindi bando alle ciance, ciancio alle bande, mi vesto, finisco di prepararmi. Sono arrivata qui con la Fra. Mi ha portato al sushi del suo. Ah, non è del tuo paese, però questo è più fuori. Però sai che ci abbiamo messo di più con la macchina? Mi sembrava che mi stessi portando chissà dove. Invece poi quando ho riconosciuto il Mac ho detto, ah, ok. Quindi oggi tradisco il mio solito e proviamo questo qui. Abbiamo già ordinato, no? Dov'è? No, si è spento. Grazie. Ma che carino! Molto carino. Abbiamo fatto le unghiette. Io l'ho fatta così, lei sempre chiare, ragazzi, cioè guardate la differenza. Allora, abbiamo fatto una semicorsa per arrivare al cinema in orario sotto il sole. No, ragazzi, non potete capire che caldo, ma che è? Guarda che lo sai che a Las Vegas faceva più freschetto che qua. Perché questo è un caldo afoso e lì faceva un caldo secco bello, cioè non vi so spiegare. Comunque, fatto, a parte sto adorando che ho di nuovo le unghie scure. Quanto tempo! Ho fatto una corsa per niente, aspettiamo lo spettacolo dopo e via, ci andiamo a vedere Animali Fantastici. Hai qualche opinione al riguardo che vuoi condividere prima del film? A caldo. caldo, bellissimo. No, veramente non sappiamo cosa aspettarci. Abbiamo visto il trailer, ma ci ho capito una mazza. Non mi sono vista nessun video a riguardo perché ovviamente semmai che mi spoileravo qualcosa. Quindi staremo a vedere, sarà interessante. Guardate che figata, non c'è nessuno. A parte era un sacco che non venivo al cinema, ma che era tutto vuoto così, eh. Guardate che boomer. Sei una boomer. Cioè, puoi fare la foto ai popcorn. Guardate, guardate la sua storia con l'occhialetto. Cioè, hai addirittura il doppio occhiale. Ah, scusate. Al fidanzato da aggiornare. Non come me che vivo la mia vita loca, tranquilla, da sola. No, ma in realtà guardate, io sto tanto bene. Mi Quindi ora aspettiamo che inizia il film. Ora mi faccio dire tu. Siamo entrate. Ciao! C'è nessuno? Francesca, Tu! vado a fan giro. Mi aspetti qua. Vado a smaltire un pochino. Tanto sti giorni ho camminato poco. Che poi mi sa, questa è una delle sale dove hanno fatto anche. Hanno trasmesso il concerto online dei BTS. Wow! Francesca, saluta! Aiuto, non ce la posso fare. Mi fa un po' paura questa situazione. Allora, sono un po' lucida, quindi non ci fate caso. Comunque, sono appena entrata in macchina. Il film è stato meh. Devo vedermi un po' di video quando torno a casa. Persone che spiegano e che sanno più cose rispetto a quelle che so io. Perché sono un po' perplessa, non so bene, c'è qualcosa che non mi torna. Perché il film è stato particolarmente scontato e mi dispiace dirlo. Perché, allora, i primi due non mi avevano fatto impazzire, però almeno avevano un qualche senso, più o meno. Questo scontatissimo, cioè tutte le cose che stavano per succedere, io e Francesca le dicevamo 20 minuti prima che accadessero. Poi la frase del sempre come citazione di Harry Potter, ovviamente, una cosa di un cliché che non vi dico. Sto ancora valutando, sto ancora valutando. Datelo a vedere, poi mi fate sapere. Comunque, in tutto ciò, prima mi ero portata in macchina questo qui, che è quello che vi ho fatto vedere, che ho preso a Las Vegas, che è il car charger, quello wireless di Mang. E l'ho messo qui. In realtà, vedete, ho dovuto mettere questo affarino qui invece della grappetta, questa qui da mettere qui perché non si teneva. Quindi speriamo che sia stabile e di riuscirlo a collegare perché in teoria poi va messo con il filo. Lo faccio subito, anche se la mia macchina è un po' strana perché non sempre il telefono si collega automaticamente con il Bluetooth. Quindi ogni volta è sempre un terno all'otto, capire? Facciamo una prova. Accendiamo la macchina. In teoria, cliccando qui, si dovrebbe aprire. Vedete? Fa così, si chiude. In teoria dovrebbe ricaricarlo, ma non ho capito perché. Ah, ok, ricarica. Wow.
funziona. Tornata a casa, vi devo assolutamente far vedere alcune cosine che ho preso da AliExpress. Ovviamente questi giorni che non sono stata a casa mi sono arrivati un sacco di pacchetti, quindi devo un po' recuperare. Comunque vi ritrovo i link e ve li metto ovviamente qui sotto nell'info box. Vi faccio vedere cosa ho preso. Allora, prima di tutto è questa palettina di makeup che è troppo kawaii. Guardate, ditemi, vi prego, se non è la cosa più bella del mondo. La apriamo adesso insieme, così vi faccio vedere i colori. Si chiama Baby Cute Eyeshadow Palette e all'interno ha tutti i colori sul rosino. Ve ne sboccio uno perché la qualità è pazzesca. Guardate, swatch che non mente, guardate quanto brilla. Dopodiché ho preso un mini set di pennelli, proprio perché magari viaggio spesso. Ho detto fammi prendere un set che sia più piccolo, anche quelli da occhi, principalmente diciamo quelli che utilizziamo tutti. Uno grande per le polveri. Guardate anche che bello tutto il dettaglio del manico. Questo qui è quello più dettagliato per le polveri. E poi ci sono i tre occhi, quindi quello da sfumatura, quello da ombretto e questo qua è tipo da correttore o anche per fare da cut crease. Poi ho preso un po' di rifornimento di ciglia finte, poi il pacco grande e avviene anche con la pinzettina per applicarle. Questo qua diciamo che ha un po' di paia differenti, sia quelle a ciuffetti un po' più singoli, quelle più folte. E poi ho preso questa che è la cosa che aspettavo da più tempo, perché vi ho fatto vedere qualche tempo fa che ho comprato il diffusore barra umidificatore, me l'avete detto come si dice ma io ancora non ho capito. Quindi ho preso questo che è un set di oli essenziali che appunto potete mettere nell'acqua, diffondere fragranza nella vostra camera o insomma dove avete il diffusore. Sono stracomodi questi qua da avere e ci sono di tutti i tipi ovviamente: cannella, peppermint, eucalipto, gelsomino, lavanda, che personalmente è il mio preferito, tritri, poi c'è la rosa, bergamotto, lemongrass, rosmarino. E poi è tantissimo perché ogni bottino, ogni boccetta sono 10 ml. Ripeto, trovate tutti i link perché tanto so che poi me li chiederete. Detto ciò, comunque io mi devo ancora riprendere. Ve lo dico, ogni volta che torno da un viaggio pesante la situazione, nel senso è stato bellissimo, mi sono stradivertita. Poi vi posterò tutto il resto dei video e delle foto, perché quello che ho fatto e che ho visto è tipo un quarto di quello che voi avete già visto, che appunto ho pubblicato, quindi ce ne sarà per un po'. L'altro giorno vi ho registrato il video haul, quindi stasera mi metto a montarlo, così magari domani faccio uscire. E poi ecco, più che altro mi devo riprendere per la questione voli, perché ho preso tanti voli e stavolta mi ha dato particolarmente fastidio. Per un attimo ho seriamente pensato che sarei morta, non sto scherzando, perché avevo le gambe così tanto gonfie, i piedi così tanto gonfi che non li sentivo più, ed ero sull'aereo, cioè un volo di 10 ore, non mi sembrava il caso di avere problemi del genere. Vi giuro, mai avuto. È da circa 2-3 anni che soffro di gonfiore a uno dei due piedi, principalmente quello sinistro, e non capisco che problema ho. Nel senso, ho fatto radiografie, ho fatto TAC, ci ho speso anche un sacco di soldi per fare tutte queste analisi. Nessuno mi ha saputo dire che cosa ho effettivamente, se è un problema di circolazione, di ritenzione, no, non si sa. Fatto sta che a questo giro, prendendo tanti aerei, facendo tanti scali, quindi scendendo e risalendo con la pressione, vi giuro, avevo due gambe tante, ve l'ho anche detto nelle storie, vi ho fatto anche vedere la foto. Quindi sto ancora cercando di riprendermi. Abbiamo anche camminato tantissimo, cioè tipo il primo giorno che siamo arrivate abbiamo fatto letteralmente quasi 30 chilometri. Cioè, voi non so se avete presente quanti sono 30 chilometri. Non ho sentito la stanchezza, ma ho sentito la pesantezza proprio nelle gambe. Quindi, visto che è una cosa che non mi è mai successa, mi sono un po' spaventata, devo essere onesta. È stato un viaggio che mi ha fatto temere per la mia vita. Quindi sì, spero la prossima volta, con i voli lunghi, di stare più attenta. Magari di prendere delle calze, di quelle compressive, tipo quelle post operazione, avete presente, che si mettono, antitrombosi, ste robe così, perché è stata veramente una situazione impossibile. In più al ritorno sono stata malissimo, Alessia dormiva tranquilla, cioè proprio una pacchia, io me la sono vissuta malissimo al ritorno. L'ho sentito poco a livello temporale, ma l'ho sentito tanto a livello fisico anche lì. Sarà che tutta l'ansia, le cose che dovevamo fare, no, erano passate, quindi ho avuto tipo un calo. Però il giorno dopo mi è venuto il ciclo, quindi avevo una pancia gonfia come niente e l'ho sentita tutto il tempo. Infatti anche solo stare seduta accartocciata su quel sedile mi faceva proprio male, quindi mi alzavo in continuazione, andavo al bagno, non lo so, facevo cose. Quindi è stato un viaggio turbolento. Ripeto, I'm not complaining, perché lo rifarei
anche tipo adesso, se mi dicessero parti direttamente adesso per rifare tutto così come sei, lo farei. Però ecco, l'ho percepito. Diciamo che i 24 anni mi fanno sentire, ragazzi. Quindi, insomma, adesso poi tornerò a fare tutte le mie attività, tutti i miei video. Anzi, se avete qualche video che vorreste vedere in maniera particolare, fatemelo sapere, che ve lo registro in questi giorni. Tornerò alla mia vita, alla mia palestra. Adesso vado a struccarmi, vado a farmi la doccia, metto un pochino a posto e poi penso mi metterò a dormire, perché ieri sera sono andata a dormire alle 4 e mi sono svegliata alle 7 stamattina. Non per una questione di jet lag, perché quello non mi ha colpita per niente. Solo il primo giorno, quando siamo tornate a casa di Alessia, siamo andate a dormire forse tipo alle 4 anche lì, e ci siamo svegliate alle 2 di pomeriggio. Prima e unica volta in tutta la mia vita, mai successo. Poi per il resto basta, quindi devo un po' recuperare le ore di sonno. Semplicemente, sapete cosa mi è successo? Ho ritrovato il Kindle nel cassetto del comodino. Ogni tanto mi scordo di averlo. E ho ritrovato un libro che stavo leggendo e mi sono persa completamente a leggere quello. Non mi sono resa conto dell'ora. Ora, mi sto facendo una maschera nel mentre sto ascoltando il nuovo host di Jimin, che veramente è super romantico. Wow, sono stata un attimo in cucina che dovevo sistemare la carne che avevo comprato da mettere nel freezer. Ho fatto una cena veloce anche perché al cinema ci eravamo presi popcorn, quindi mi sono fatta un po' di albume con l'avocado. Qui ci sono già gli gnomini, è vero. Non mi resta che fare una cosa importante. La metto con le mie lucine preferite. Vi faccio vedere com'è l'effetto se chiudo la luce. Guardate, ditemi se non è troppo bellina. Pronta per andare a dormire. Ho fatto tutta la mia skincare. Domani edito il video, così spero lo possiate vedere il prima possibile. Mi avete chiesto quando torneranno i daily vlog, e in realtà sto ancora cercando di riorganizzare il tutto, capire bene la direzione. Insomma, i soliti problemi esistenziali. Quindi, quando avrò una risposta, vi saprò sicuramente dire. Detto ciò, per oggi è tutto. Vi mando un bacione grande. Con tutte le mie lucine qua, vi do la buonanotte. E ci sentiamo presto.